Oggi la cerimonia di premiazione della prima edizione del progetto di prevenzione e di contrasto dello spaccio di droga e del bullismo nelle scuole, coinvolti tanti ragazzi, l'importanza di questa iniziativa. Questa iniziativa è importantissima e bastano dei numeri, coinvolti 18 istituti scolastici per un totale di 2.000 studenti complessivamente. C'è stata una grande partecipazione proprio da parte degli studenti. È un progetto che è nato da un'idea appunto della prefettura contro il bullismo e appunto lo spaccio della droga, per far mantenere vivo il problema, e devo dire che i ragazzi hanno aderito veramente con entusiasmo, e oggi appunto abbiamo premiato tre progetti, uno di slogan, uno di video e uno anche individuale, ma più che la premiazione è proprio il coinvolgimento di tutti che è stato positivo. E delle tre scuole vincitrici, un ottimo risultato per Roseto degli Abruzzi, perché ne sono due a Roseto. Sì, due sono gli istituti di Roseto degli Abruzzi che hanno vinto questo premio. Ringrazio la prefettura e tutti quelli che hanno lavorato su questa iniziativa molto interessante per i giovani. Quindi complimenti ai due istituti di Roseto, all'Istituto Fedele Romani, Istituto Comprensivo Fedele Romani, all'Istituto Vincenzo Moretti, ai loro dirigenti, agli insegnanti e a tutti quelli che appunto hanno lavorato affinché anche in questa occasione la città di Roseto degli Abruzzi si facesse valere.